Il campionato, per quanto riguarda l'esito finale, non ha più molto da dire per la Conad Lamezia, condannata ormai alla retrocessione. L'ultimo posto è assolutamente inevitabile e domenica potrebbe arrivare anche l'ufficialità. Contro Spoleto sarà un match molto difficile, ma bisognerà trovare gli stimoli giusti per chiudere al meglio questo campionato, che comunque sancirà la retrocessione della Lamezia in Serie A3. Non ci scordiamo che quest'anno alla Lamezia c'è stata la Serie A e che ci rimane in Serie A e che non ha giocato alla Lamezia e che io non conosco nessuno di Lamezia, cioè, tranne gli atleti e i parenti della fidanzata della struttura Top Volley Lamezia, non conosco un lametino e questo mi fa un po' rabbia. Non sono qui dall'inizio del campionato, per cui non ho vissuto la parte iniziale, magari poteva essere più diciamo, partecipativa da parte della cittadinanza, ma sono qui dal 4 dicembre e non conosco un lametino, tranne quelli che già conoscevo. Per cui ti ripeto, a Lamezia c'è stata la Serie A, ho fatto una cosa molto importante perché disputare un campionato di Serie A è dispendioso economicamente, riduce all'osso i dirigenti, quindi è veramente difficile. E in questo ovviamente metto anche come dire, una pulcetta ai miei atleti, a chi è che lavora con me, perché rifarlo è una cosa importante. E il risultato sportivo, cioè una palla in più difesa, una palla in più messa a terra, sono un contratto più facile per il prossimo anno.